Temerario che ha organizzato questa cosa a quest'ora è un esperimento, cercheremo nella curva di apprendimento di cogliere. Devo dire che l'idea di fare delle cose dentro l'università però è una cosa che mi sta a cuore e quindi nella sperimentazione, cercando orari più o meno appropriati, anche forme di coinvolgimento del mondo universitario e insieme di un pezzo di mondo forlivese. Mi sembra una cosa, come dire, un obiettivo da continuare a perseguire, imparando anche da questo. Questo è il quarto incontro di un ciclo che abbiamo chiamato Conflitti negoziati e negoziatori, che fondamentalmente era ispirato dal cercare di fare una riflessione sul tema di quale cultura della gestione delle differenze abbiamo bisogno per stare e vivere in quest'epoca dove la globalizzazione produce cortocircuiti notevoli e dove spesso non siamo capaci di essere all'altezza delle risposte che bisognerebbe cercare di dare. E il tema del conflitto, conflitti negoziati e negoziatori, cerca di esplorare questo tema della cultura della diversità partendo dal fatto che i conflitti ci sono, non si possono eliminare, talvolta si devono anche agire, sicuramente dovremmo forse avere più capacità di saperli gestire. E questo credo sia un'abilità, la chiamerei un'abilità sociale da avere, e infatti il tema coinvolge anche i negoziati e i negoziatori, perché per fare stare insieme delle differenze bisogna essere capaci di fare dei compromessi. E la parola compromesso spesso è usata come sinonimo di inciuccio, credo che sia una cosa, come dire, assolutamente riduttiva e sotto il livello della complessità dei problemi. I compromessi possono essere buoni, meno buoni, pessimi, il problema è di essere capaci di fare dei buoni compromessi per garantire la coesistenza di cose che sono diverse e di trovare delle forme di composizione possibili. Nel fare questa operazione abbiamo visitato diversi ambiti. Siamo partiti dai conflitti, perché il tema del conflitto non va banalizzato, non basta la buona volontà, non bastano i buoni intenti, e abbiamo cercato di esplorare il tema dei conflitti quotidiani. Poi, e devo dire che è stata la prima delle sessioni che abbiamo fatto, verso le 17 c'erano un po' più di studenti, e poi siamo andati sul tema della cultura delle migrazioni, dell'integrazione, dei conflitti legati a questo versante qua. Abbiamo avuto delle testimonianze interessanti, credo, e poi siamo mossi su, cercando di guardare temi più ampi, sul tema della pace e della guerra, e le testimonianze portate, devo dire, tutte interessanti, ma davvero anche molto drammatiche in termini di, come dire, per dire che il mondo è davvero un mondo complesso e non ci sono solo i conflitti, c'è anche la gestione dei post-conflitti, che non è meno complessa del conflitto. Abbiamo visto un racconto di cosa succede nei Balcani e di cosa succede tuttora a Gaza. Questo incontro vuole esplorare un altro tema, che è quello del conflitto capitale-lavoro, e ispirandoci a un taglio. Abbiamo messo il sottotitolo per una nuova stagione di dialogo sociale. Quindi c'è un po' di assertività anche nel titolo, nel senso che si vorrebbe dire che è molto importante cercare di riflettere su quello che è successo, che ci è successo in questi anni, e sul fatto che è necessario che in qualche modo i rappresentanti delle forze sociali si parlino di più, e ci vogliono dei buoni facilitatori per far accadere tutto questo. E questo è un po' il contesto da cui muovono gli intenti, da cui muovono le cose, cioè, anche perché, lo dico questo, ci metto un pizzico di esperienza personale, prima ne parlavamo a tavola,
In una logica i conflitti non li possiamo evitare, ma sicuramente se di fronte ai problemi per gestire il cambiamento che c'è e per liberare le energie di cui abbiamo bisogno per gestire il cambiamento, dobbiamo essere capaci di liberare energie in ogni fibra, e per fare questo è assolutamente come dire, necessario dialogare e cercare di responsabilizzare, di includere, perché quando questo non avviene, l'unico potere che resta a quelli che non sono dentro questo gioco è quello di dire di no. E questo alla fine non è, non solo un dato, non è il modo più intelligente di guardare e di affrontare i nostri problemi, e quindi la domanda è come, da quale dimensione, anche semplicemente culturale, pre-politica, ma non mi sfugge che poi di qui alla politica il passo è breve, però come cercare di ragionare su queste cose. Mi sembra che ci sia una sorta di disertificazione, di discussione su questi temi, e quindi, pur con vocazione pienamente minoritaria, il tentativo di, come dire, costruire un'ora quattro di riflessione su questo tema. Allora, a introdurre e a gestire questa cosa doveva esserci Roberto Rizza, che è il coordinatore del corso di laurea in sociologia del campus qui di Forlì, che ha avuto un'indisposizione e lo scusiamo, e ho cercato io di fare un po' alcune considerazioni introduttive. Io ringrazio le persone che si sono rese disponibili, a partire dalla Paola Cicognani, che a quest'ora rientra da Bologna e quindi gli facciamo fare una cosa in più, ma nel suo ruolo di direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna è sicuramente la persona che oggi è in un osservatorio, ma non in un osservatorio, in un punto in cui non si osserva ma si agisce anche, in cui questa tematica la vive quotidianamente con tutte le sue sfaccettature. Infatti io ho cercato di dire, partendo dal vissuto dei tavoli di gestione della crisi e pensando a una nuova gestione di concertazione, cercare di interrogarci sul ruolo che possono avere i vari soggetti coinvolti e sul tipo di relazioni industriali di cui dovremmo aver bisogno. Accanto con noi questa sera, accanto a Paola, Enzo Poggi, che è responsabile delle relazioni industriali della Confindustria di Forlì Cesena, e Andrea Lassandari dell'Università di Bologna, che è coordinatore del corso di laurea in consulente del lavoro delle relazioni industriali. Abbiamo nella platea anche pari diamanti, in rappresentanza del sindacato. Io partirei così, farei un primo giro di considerazioni in cui vi chiederei, partendo dalla realtà, qual è lo stato delle cose, delle relazioni in atto, per fare poi un secondo giro in termini di rispetto a dove siamo, ma che riflessioni dobbiamo fare su dove vorremmo andare e in che modo. Ecco, la imposterei in questi termini qui. Parti tu, Paola? Ah, parto io senza microfono, tanto mi sento. Sì, no. Basta il microfono, no. Diciamo così, naturalmente dove dobbiamo andare, facendo il tecnico, dove dobbiamo andare, io dico che cosa servirebbe per far meglio il mio mestiere. Condizionare, si potrebbe, si dovrebbe. Dove dobbiamo andare, diciamo, deve dire qualche di un altro dal punto di vista del mestiere che faccio io. Diciamo così, Roberto accennava una cosa, secondo me, che non può che essere il punto di partenza, che è dove siamo dal punto di vista della realtà. Allora, nella gestione dei conflitti che hanno a che fare con il lavoro, dal punto di vista che presidio io, questo tema lo metto sotto la lente di ingrandimento, che ha a che fare con la gestione delle crisi. Sostanzialmente io guardo
un pezzo di realtà di relazioni industriali sostanzialmente, a partire da come le aziende e le organizzazioni sindacali interpretano il proprio mestiere quando un'azienda ha problemi collegati alla crisi. Servono, diciamo, due premesse di ordine generale, naturalmente. La prima premessa di ordine generale è che le tipologie delle crisi che vengono affrontate non sono affatto uguali, c'è una disponibilità in premessa abbastanza sostenuta da parte delle organizzazioni sindacali quando diciamo, la crisi non è mai preludio oppure è molto lontano dal rischio di un epilogo di chiusura di quei posti di lavoro, quindi non è una crisi che anticipa dei licenziamenti, diciamo così, ma è una crisi temporanea di quell'azienda che ha molte possibilità ancora al proprio interno di poter uscire da quella condizione di crisi. Naturalmente è maledettamente diverso la fattispecie dentro la quale, anziché fronteggiare la crisi con istituti che riguardano la sospensione del rapporto di lavoro, come può succedere attraverso una cassa integrazione, si parte direttamente con una procedura di licenziamento collettivo, e cioè l'azienda direttamente dice ci sono un numero X di lavoratori che sono diventati esubero, quello che in senso tecnico si chiama esubero, con una bruttissima parola per le persone, tra l'altro, ma che significa sostanzialmente l'azienda ha deciso che non ci sono condizioni mercato, di commesse, della sua condizione interna per assorbire la quantità di personale che prima aveva in campo. Naturalmente cambia in modo radicale la modalità con la quale i soggetti stanno a quel tavolo da questo punto di vista, mentre nella prima fattispecie gli strumenti che abbiamo a disposizione sono strumenti, e qui apro una parentesi, il potere che ha la pubblica amministrazione, fra molte virgolette, nella gestione di questi conflitti è un potere collegato a delle regole, non è un potere di risultato. È un potere di intervento nei confronti di queste situazioni che dice se le parti, e tutta la legislazione è costruita in questo modo, non hanno costruito un accordo in sede sindacale, quindi liberamente fra di loro, l'azienda e le organizzazioni sindacali, ancorché assistite da Confindustria o da qualche altra associazione di rappresentanza datoriale, non sono riusciti a costruire un accordo in sede sindacale, possono chiedere di utilizzare quello che in gergo tecnico si chiama un esame congiunto, cioè di avere una sede istituzionale dentro la quale questa crisi viene affrontata in chiave istituzionale per vedere se l'istituzione può tentare una mediazione, che però è una mediazione affidata alle regole, non è che può mettere a disposizione delle cose che ha nel proprio arco per ricomporre quella crisi. Una volta su un miliardo succede, diciamo, nella mia esperienza professionale, una delle pochissime volte che è successa a Forlì, tra le molte altre cose, ma perché la regione ha avuto un potere da un'altra parte di intervenire su un imprenditore che se n'era andato e fare in modo che un stabilimento venisse venduto ad un prezzo non di mercato, la possiamo mettere così, e credo che
se è una cosa conosciuta a tutti, si chiama la vertenza OMSA, dentro la quale le donne di quella vertenza, che erano principalmente donne, come sapete, da fare le calze, sono finite a fare mobili imbottiti per larghissima maggioranza. Ma è una volta su un numero infinito che non vorrei indicare, dentro il quale si ha la possibilità di intervenire concretamente dentro il negoziato mettendo in campo vantaggi economici che normalmente ci sono preclusi, perché al 99,9% le risorse di cui disponiamo, che sono quasi tutte di natura comunitaria, ci dicono è fatto divieto assoluto di utilizzare le risorse comunitarie quando c'è una crisi dichiarata da parte di un'azienda. La condizione, al contrario, all'inverso, per poter utilizzare quelle risorse è che l'azienda ci dichiari che non è in crisi. Ok? Quindi, appunto, come dicevo prima, è un potere collegato a delle regole, c'è un tempo definito dentro il quale questa procedura viene svolta, dentro la quale, appunto, se si tratta di sospensione di lavoratori, spesso la discussione è una discussione sulle modalità della sospensione, e cioè se devono essere sospesi tutti, una parte, quanta rotazione, ma sono insomma quasi sempre cose che al 99,9% diciamo, non, insomma, credo di avere visto su 10 anni e oltre di gestione di queste cose, si contano nella dita di una mano mancati accordi per... Possiamo dire che sì, esatto, sono veramente pochissimi. Mentre invece se la procedura, che è identica, nel senso che ha sempre una quota di tempo dedicato alle imprese, alle organizzazioni sindacali, in sede sindacale, produce la richiesta di quella che si chiama apertura di un licenziamento collettivo ed è di default, cioè è, come dire, la crisi, tra virgolette, si manifesta attraverso direttamente la procedura di richiesta di licenziamento collettivo, al 99,9% non ho mai visto un conflitto chiudersi positivamente. Due le ragioni distinte. La prima, che diciamo, questa è una terra dentro la quale i licenziamenti si sono fatti, se ne sono fatti tanti con accordo sindacale, ma per quello che si chiama mancata opposizione al licenziamento, cioè sostanzialmente si è utilizzata la formula magica della volontarietà da parte dei lavoratori di uscire da quell'azienda, e conseguentemente le organizzazioni sindacali hanno accettato di sottoscrivere quel licenziamento se il primo punto della procedura veniva risolto non dai criteri che la legge ha definito per licenziare le persone quando non c'è un accordo, ma dalla volontarietà del numero di lavoratori coinvolti in tutta questa storia. Il secondo punto, è legato al fatto che la legge dice: cara azienda, se non fai l'accordo paga quello che si chiama la tassa d'ingresso al licenziamento collettivo, cioè l'azienda che non riesce, si chiama, per noi che diciamo, facciamo parte di un popolo di adepti un po' suonati, si chiama in un altro modo, noi la chiamiamo tassa d'ingresso perché in realtà il legislatore è come se mettesse un disincentivo nei confronti dell'azienda a compiere un atto unilaterale e conseguentemente dicesse con l'azienda: li vuoi proprio licenziare, li vuoi licenziare anche senza l'accordo,
con le organizzazioni sindacali, allora lo sai che cosa c'è? Non è che devi pagare solo quello che paghi ordinariamente per accedere a questi strumenti, ma devi pagarmi insieme di mensilità aggiuntive. Sanno? Perché il legislatore è un legislatore che diciamo, assume come presupposto concettuale che il fatto che ci sia un accordo è di per sé una condizione migliore rispetto a un caso di licenziamento unilaterale voluto dall'azienda senza avere acquisito l'accordo con le organizzazioni sindacali. Allora, ho detto prima e poi la smetterei diciamo, in questo primo giro. L'unico potere vero è il potere delle regole. Questo già dà, secondo me, una pista di lavoro, perché c'è stato un periodo, poi Andrea è molto più bravo di me, intanto perché lui è ordinario di diritto del lavoro, io invece lo gestisco, che sono due famiglie completamente diverse. Ma in più lui ha in testa tutto il diritto del lavoro, invece io ho diciamo, delle leggi di ingrandimento su delle parti. Però c'è stata una legislazione per un periodo di tempo del diritto del lavoro che aveva molto affidato a queste stanze di compensazione diciamo, la possibilità di raffreddare i conflitti. Poi naturalmente, passato questo periodo di tempo, se non succedeva niente, il legislatore diceva fate come volete, cioè mette anche una parte di legislazione sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, cioè c'è stata una stagione fatta in questo. Adesso mi sembra che siamo finiti dentro una stagione dentro la quale diciamo è un po' più, siamo un po' più tornati a tempre, in fretta, se ce la faccio, se non ce la faccio, pazienza, perché in realtà forse non servono tanto i corpi intermedi, cioè sono un po' di anni dentro la quale diciamo il substrato culturale dentro il quale ci muoviamo è che tutta questa roba è lunga, faticosa, non è detto che produca dei risultati, io ve l'ho detto in premessa che non è detto che produca dei risultati, il contrario, garantisce solo la serietà di un percorso, tutto quello che siamo in grado di mettere in piedi e forse le aziende se la potrebbero anche un po' più sbrigare diciamo in solitaria. Questo ha molti segni dentro la legislazione attuale, però adesso io mi fermerei qui e proverei nel successivo diciamo giro a spiegare perché sostengo questa tesi. Io avevo fatto un ragionamento già in prospettiva perché mi sembra che la parte più interessante di un ragionamento di questa natura, cioè il conflitto capitale lavoro come diciamo, sottosistema del più generale concetto no, di conflitto e negoziato, sia la tendenza verso la quale si sta muovendo il mondo industriale. Penso al 4.0 o alla manifattura digitale che indica già delle vie di tendenza sulle quali non siamo nel futuribile, ma siamo già pienamente immersi, diceva qualcuno l'altro giorno in un convegno, quando ci accorgiamo di essere in questa realtà è tardi e qualcuno ci ha già battuto o a destra o a sinistra nella concorrenza globale. Ma su questo cercherò di concentrarmi nella seconda parte. Conflitto capitale lavoro e da una parte, ma più generale conflitto e negoziato. Risalire all'origine delle parole aiuta sempre, il conflitto è una sorta di forza primigenia, no? Scontro, urto. Il negoziato invece è un qualcosa che ha a che fare con l'intelligenza umana, nec ossium, no? Tutto quello che non è ozio, ovviamente inteso la filosofia classica, quindi non semplicemente non fare nulla, ma meditare o pensare ai destini dell'umanità. Il negozio è, o il negoziato è un qualcosa che è fortemente connaturato con la capacità dell'uomo di rendere no, la dinamica la propria presenza
sociale o sulla terra più in generale. Oggi come oggi, se parliamo di conflitto negoziato, siamo in medias res su questo terreno. Abbiamo diversi livelli in cui il cosiddetto conflitto di capitale lavoro si assesta in qualche maniera. Abbiamo situazioni nelle quali non è così semplice trovare soluzioni. Qui sentiamo direttamente quello che ha appena delineato l'efficacia Paolo Cicognani. Abbiamo la situazione determinata da ormai un decennio di crisi fortemente pesante per il mondo produttivo, per il mondo delle imprese. Abbiamo dati veramente che fanno preoccupare, il fatto che abbiamo perso un quarto della capacità produttiva, un quarto o 30% di forza lavoro. Sono tutti segnali che ci dicono che uscire da questa situazione di crisi è estremamente complicato, anche perché la crisi di questa profondità e di questa gravità non porta mai un'uscita uguale a se stessa o alla partenza in cui la crisi si è determinata. Cioè, 10 anni di tempo nella storia del lavoro, nella storia dei processi produttivi, nella storia delle tecnologie, sono forse secoli della storia antica dell'umano. E quindi chi si ritrova dopo 10 anni a cercare di uscire dalla crisi vive in un mondo completamente diverso da quello in cui si è trovato quando nel fatidico luglio 2008 abbiamo cominciato a vedere il trend scendere in picchiata misteriosamente, dopo che nel primo semestre qualcuno si è ancora già attrezzato per fare questo ordinario per tutto l'anno, perché c'era lavoro da fare per tutto l'anno per gli anni a venire, poi praticamente tutti hanno visto quel terribile trend che tutti hanno defiscalizzato. Allora, quali sono i livelli in cui questo confronto si è verificato? Indubbiamente, se pensiamo al momento e alla difficoltà della crisi, dobbiamo dire che il nostro sistema è in qualche modo sopravvissuto utilizzando quella strumentazione che in quel momento le normative ci davano come applicabile, per cui gli ammortizzatori sociali, che visti in maniera più o meno critica o positiva, in realtà hanno fatto un lavoro importantissimo per evitare che il sistema produttivo si ricomponesse come stesso, con delle conseguenze di conflittualità sociale che in questo momento nessuno praticamente può immaginare quando dicevano manifestarsi. C'è da dire che ovviamente questi strumenti hanno svolto una funzione sicuramente importante dal punto di vista difensivo, tra virgolette, ma hanno forse per altro verso reso meno efficace quegli sforzi di rilancio, di uscita, di ripresa della competitività, che quando uno si trova un pacchetto di persone a 0 ore, in cassa integrazione straordinaria, per l'esame, difficilmente riesce a mettere in campo con la serenità del caso, dicendo parto libero leggero, penso un nuovo mondo, un nuovo mercato, una nuova situazione che mi si sta palesando davanti. In realtà tutti abbiamo visto che è stato complicato gestire queste situazioni, è stato gestito sicuramente con efficacia per tutta una serie di casi, per altri casi abbiamo visto che questo ha portato di fatto a quella perdita di capacità produttiva per un verso e numerosità delle imprese stesse che abbiamo assistito. In realtà come si struttura in questo momento il confronto fra le parti, perché di questo parliamo, è evidente che abbiamo avuto per anni una sorta di concentrazione trilaterale o comunque una configurazione del dialogo sociale in maniera europea all'italiana, dove non ci sono determinate strumentazioni di leggi normative, ma le parti sociali assieme al governo hanno gestito delle situazioni complicate. E io qui risalgo, penso, la mia storia professionale, ma nel Covid del 93, dove per la prima volta si è codificato un modello di relazioni industriali in qualche modo sistematico nel nostro paese, fino ai giorni nostri. E citerei, per rimanere sul livello intergovernativo,
l'accordo sulla rappresentanza del gennaio 2014, dove non è presente il governo, ma le parti sociali hanno fatto uno sforzo di rendere un sistema il più possibile, come dire, sostenibile in termini di intersindacalità, cioè fra le parti sindacali, territoriali e sindacali propriamente dette, un sistema che in qualche modo determini una capacità della gestire e governare il conflitto per un verso, gestire e governare la dinamica progressiva per un altro. E quindi il sistema della rappresentanza come modo di contare veramente la capacità delle parti sociali di rappresentare chi ha le spalle, chi ha le spalle, e andare in qualche modo a sostenere e rendere esigibile quello che viene sottoscritto nelle sedi negoziali competenti. Questo livello di primo federale è considerato abbastanza poco perché non ha l'immediato impatto, no, sulla realtà aziendale di tutti i giorni, ma è un livello, forse un po' empirico, ma estremamente importante. Le difficoltà che ha avuto il testo unico sulla rappresentanza per essere in qualche modo operativo dipende non solo dalla volontà, competitiva volontà delle parti, ma dal fatto che implica un coinvolgimento anche di altri enti, tra cui lo stesso Ministero del Lavoro, la Presidenza dei Ministeri, e l'Inps soprattutto per una serie di aspetti amministrativi, ma mi pare che su questo terreno ci sia voglia e volontà di procedere per darsi delle regole che, prescindendo dall'intervento legislativo o di sostegno finanziario del governo, consentano alle parti di gestire le problematiche conflittuali, soprattutto in termini di efficacia soggettiva degli accordi e di esigibilità degli stessi, nel senso che quello che viene scritto poi non può essere rivoltato o smentito il giorno dopo in qualunque sede produttiva del nostro paese. Poi c'è il livello settoriale, dove abbiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro, quindi dirò dopo se ci sarà tempo e modo. Il contratto collettivo nazionale di lavoro incontra in questo momento un favore limitato, perché lo si vede un po' come un vecchio ferro arrugginito che non sempre dà quello che si vorrebbe. In realtà nel nostro sistema produttivo, fatto di piccole realtà, piccolissime realtà, il contratto collettivo nazionale di lavoro è ancora uno strumento essenziale senza il quale probabilmente ci troveremo di nuovo nel mistero, no, conflitto negoziato, dove, come, a quali livelli, dalle 5, da 10, da 15 dipendenti, quindi con scarse possibilità di governare i fenomeni. Ma il contratto collettivo nazionale di lavoro tende ad avere, credo, sempre più un ruolo di accordo quadro all'interno del quale si possono gestire le altre situazioni, che sono quelle forse più calde dal punto di vista delle problematiche competitive e di produttività, che sono quelle delle singole realtà aziendali, dove il contratto, come detto, di secondo livello può utilizzare delle leve, degli strumenti interessanti e importanti, quali la possibilità di fiscalizzare, adesso sembra anche di contribuire almeno in parte i cosiddetti premi di produttività o risultato. Qui con le parti sociali che da lontano 93 chiedono certezza e naturalità di queste misure senza poterne avere conferma, perché purtroppo il nostro sistema funziona per leggi finanziarie anno per anno, tutti gli anni si conta quanti soldi ci sono da una parte, quanti ne servono dall'altra, si fa una sorta di somma algebrica, e se c'è qualcosa che non funziona bene, se c'è qualcosa che non funziona meglio, se non c'è nulla, pazienza. E quindi su questo costruire dei percorsi, no, di certezze reciproche non è semplicissimo ed è tutt'altro che possibile, soprattutto se ritorniamo in una logica di 2 o 3 anni come normalmente sono contratti. Volevo solo agganciarmi un momento ai ragionamenti che diceva Paola per quanto riguarda la parte che svolge il governo in questo quadro. Allora, il governo, come dico, ha dato degli strumenti, o ha comunque sostenuto degli strumenti importanti come le ammortizzatori sociali nella fase di crisi. La vicenda del Jobs Act, inteso come intervento complessivo nelle materie di lavoro, ha modificato fondamentalmente questa filosofia. Non entro nei criteri di ordine problematiche relative ai licenziamenti e ad altri aspetti, ma quelli relativi agli ammortizzatori sociali dobbiamo prendere atto che hanno subito una strafata veramente forte, cioè dicendo basta con le politiche difensive, andiamo verso le politiche attive. Le politiche attive però sono un
classico contributo all'italiano, dove intervenerà il presidente della regione Emilia Romagna. Ogni regione gestisce, legifera e progetta a modo suo, con delle incognite enormi di, per chi deve in qualche maniera intervenire su queste tematiche. Ecco, per cui in prospettiva dovremo cercare di capire se le condizioni lo consentiranno, come si potrà ancora utilizzare determinati strumenti, o se ciascuno dovrà pensare a una nuova fase di conflitto, fase di negoziazione, che in questo momento non ha nessuno auspica, ma che nessuno può escludere. Mi sembra che hai allargato abbastanza il tema, e adesso forse l'assemblea metterà qualcos'altro. Lo so che la Confindustria centralista se la cava sempre dicendo che è colpa delle regioni, ma il problema è che l'unica politica attiva nazionale che ha fatto il governo si chiama assegno di ricollocazione, è un fallimento assoluto. Non possiamo scusi. No, non lo so, c'è un tema parecchio grosso, bisogna capire dove uno lo vuole prendere. Provo a buttare lì tre o quattro elementi, magari anche solo per fare delle chiacchiere qui tra di noi. Ma conflitto innanzitutto, ecco, bisogna anche un po' intendersi, ci sono state fasi storiche diverse, il conflitto è fisiologico o patologico, il conflitto sociale? Per farsi delle domande, no? Io sono abbastanza della teoria che ho già esposta, che è inevitabile, quindi già per questa sola ragione bisognerebbe ragionarne come se ci fosse, quindi in termini fisiologici. Però non c'è dubbio che viviamo una fase, come altre ne abbiamo già vissute, in cui invece la vulgata in tutte le sedi vuole che il conflitto sia patologico, sia un'estrema razio, sia una cosa negativa, perché non è, oggi la parola d'ordine non è il conflitto, in particolare tra capitale e lavoro, in particolare tra capitale e lavoro. Cioè ci siamo liberati del conflitto nelle famiglie, visto che oggi se ne parla, una volta no, mi sembra che ci sia il contrario nel conflitto tra capitale e lavoro, cioè una volta se ne parlava e adesso no, cioè, come tendenza in generale. Dopodiché però io ho la sensazione netta che invece ciò di cui non si parla c'è, cova, e proprio perché non se ne parla assume un rilievo e anche un pericolo, in particolare se non viene governato, di un certo significato, di una certa importanza. Osservo anche che sul piano storico, quantomeno parlando dell'Italia, la negazione del conflitto si è sempre accompagnata da una società e una forma di Stato autoritario. Cioè tutte le volte in cui il conflitto è stato negato sul piano ideologico, le volte abbiamo avuto il fascismo, il periodo liberale, che per liberare a sua volta non era particolarmente aperto e democratico, poi c'è la seconda fase del XX secolo, che in tutti i paesi occidentali ha dimostrato qualcosa, ad cui però stiamo abbastanza chiaramente rientrando, verso dove si può discutere. Quindi uno degli elementi ancora per cui il conflitto sociale è stato però storicamente ritenuto positivo e che attraverso il conflitto sociale, una volta si diceva e in parte si faceva, in qualche modo si poneva rimedio a squilibri storici millenari. Cioè il conflitto sociale nel XX secolo è stata la revanche di persone che nei 3-4 anni precedenti non hanno avuto ruolo. È durato 30-40 anni, durerà ancora, non si sa, ma è un fatto storico. Questo fatto storico è anche uno degli elementi per cui si è ritenuto in una certa fase all'interno di certe impostazioni andasse ritenuto come positivo. Poi è chiaro che il conflitto che si chiude col negoziato è il conflitto di una società, diciamo, democratica, dello Stato sociale. Il conflitto radicale che si chiude con la forma di Stato è quello della società rivoluzionaria, diciamo così, ma un altro tipo di modello. Non entra col diritto del lavoro, non entra col sindacato storico né italiano né degli altri paesi. C'è stato solo qualche forma teorica di sindacato rivoluzionario, come sappiamo in parecchi. Non ha attecchito il concreto, salve alcune manifestazioni. Poi abbiamo società che si tende a dire sono meno conflittuali di altre, e forse è vero, prima si parlava della Germania, potremmo parlare del Giappone, sono società probabilmente molto più compatte, in cui però, aggiungo, tenderei a dire che di nuovo l'elemento autoritario ha un certo peso.
o c'è una compattezza autonoma o c'è, come dire, un equilibrio interno di un certo tipo. Sono società che magari si può anche ritenere funzionino meglio, questo non lo so. Alla fine poi uno conosce la sua, anche con una certa difficoltà, figuriamoci quella degli altri. Però penso anche che immaginare che forme, espressioni, modalità che hanno funzionato in un certo contesto si riesca a trasferirle agevolmente in un altro è per me molto difficile. Per esempio, per fare un esempio, il ragionamento della partecipazione nelle imprese, che è un tema classico, classico da convegni, in Italia solo da convegni, si è rimasto perché non è mai andato oltre, non ha visto solo sul piano storico l'ostilità della CGIL classista degli anni 50, ma ha sempre visto anche l'ostilità di Confindustria. Oggi aggiungo, resta solo l'ostilità di Confindustria, perché CGIL e finanche Chioma, che la Vulgata vuole essere l'ala più radicale del sindacato confederale, ben volentieri oggi, ben volentieri aderirebbe a forme e modalità partecipative, solo che c'è sempre stata una certa resistenza nell'imprenditoria nazionale, che è figlia della cultura dell'imprenditoria nazionale, che è una società in cui l'elemento individuale, se si vuole, è sempre stato del tutto prevalente rispetto a quello, diciamo, del fare squadra, di banalità da bar in questo caso. Però c'è questo aspetto. Quindi un punto, conflitto a cosa. Poi c'è quest'altra distinzione storica, mi aggancio a questo, no? Si distingue spesso, c'è il sindacato dei lavoratori in particolare, conflittuale, e c'è il sindacato partecipativo, no? Questa cosa, dove poi i referenti lo storici sono sempre la CGIL e la CISL. Io ritengo che questa in particolare oggi sia una distinzione che non ha senso. Io ho sempre pensato onestamente che il sindacato, se io proprio devo fare una distinzione, lo distinguerei tra sindacato forte e sindacato debole. Il sindacato debole non fa il conflitto perché è debole, ma tantomeno la partecipazione perché è debole, e il controparte non gliela dà la partecipazione. Il sindacato forte può fare sia l'una che l'altra, sono strumenti. Dopodiché, se vogliamo, il sindacato tedesco avrà forse aderito di più al movimento partecipativo, portando a casa la partecipazione in azienda, parolaccia, Mitbestimmung, che si chiama così. Il sindacato italiano, nei momenti clou, che però sono durati 3 o 4 anni, tutto un secolo, vale a dire la verità, perché negli anni 50 era pesante, 60 era pesante, abbiamo fatto 4 anni tra il 69 e il 73, e poi è tornata la crisi, di quello stiamo parlando. Lenta deriva, se vogliamo, sindacato italiano importante, tuttora come numero di associati l'Italia regge bene, solo gli scandinavi stanno sopra, ma gli scandinavi contano sul bonus previdenziale, perché lì nei paesi scandinavi il sindacato gestisce le prestazioni pubbliche. Infatti, se vedete i dati, poi scoprite, per esempio da noi, dov'è che c'è la sindacalizzazione più alta? Nell'edilizia, uno dice come mai, perché lì c'è la cassa. Cioè l'elemento previdenziale fa la differenza. Nei paesi scandinavi è lo Stato che conferisce questi elementi e questo fa la differenza. Quindi il sindacato tiene, però non c'è dubbio che, come siamo in una tendenza in cui ha ridotto il proprio potere in maniera abbastanza chiara, forse era anche eccessivo una volta, non sto a dire. Però per tornare a sto tema qua, partecipativo conflittuale, anche qui si diceva prima. Io per esempio ho sempre pensato che in Emilia Romagna, per la cultura che c'è qui, l'elemento partecipativo fosse molto importante, accompagnato al conflitto. Ma l'elemento partecipativo faccia parte della tradizione. E qui, se volete, la FIOM, cioè l'Emilia Romagna, se vogliamo, è il posto più radicale d'Italia, se non altro perché qui c'è la FIOM più forte d'Italia, con pochi appendici, però alla fine qui c'è la Volkswagen, la Lamborghini, la Ducati, quindi voglio dire. Poi è vero che è tutto un gioco, meglio Volkswagen che Fiat, fino a che non abbia scoperto che Volkswagen faceva i giochi in America, come la Fiat, però voglio dire, ci sono modelli di relazioni industriali diversi e ci sono capitalismi diversi, Un altro elemento che vorrei sottolineare, se il conflitto si nutre di squilibri, io non sarei tanto contento di quello che succede oggi, perché a me pare che gli squilibri si incrementino un po' su tutti i profili. Lo squilibrio datore-lavoratore è fortemente enfatizzato
in particolare grazie a quella straordinaria operazione che chiameremo Jobs Act, dove per parlare in particolare del licenziamento abbiamo un aspetto che io trovo del tutto squilibrato dal punto di vista sociale, perché la liberalizzazione del licenziamento, di questo fondamentalmente parliamo, fa cadere, secondo me anche senza particolari guadagni per nessuno, ma questa è la mia opinione, fa cadere l'impalcatura intera, per esempio, del diritto del lavoro. Cioè, nel momento in cui torna la paura nei luoghi di lavoro, perché di questo stiamo parlando, sì, bravo. In particolare se non ho alternative nel mercato, in particolare se la famosa tutela del mercato della flexicurity non esiste, perché allora se esco cosa trovo? Niente, in tutti questi casi niente per come l'ha costruita. Allora se torna la paura nei luoghi di lavoro torna lo squilibrio, che non è solo uno squilibrio di retribuzioni, diciamo di redditi, che vabbè, ma è uno squilibrio di potere, ma non è banale così, perché se uno è uno squilibrio di potere rilevante, e da cui si salva oggi credo solo il pubblico impiego finché regge, visto come questa famosa isola felice si fa per dire, ma confronto probabilmente sì. Quindi c'è questo squilibrio, c'è lo squilibrio collettivo anche, perché non c'è dubbio che, come dire, nei rapporti di forza, chiamiamoli così, grazie alle dinamiche della globalizzazione, il sindacato vede i propri strumenti oramai molto meno efficaci. Io sciopero, c'è qualcuno che si spaventa, io sciopero, quello se ne va, cioè quindi cosa faccio? Quindi questo incide sull'attività storica di rappresentanza, di contrattazione. Però non c'è solo questo squilibrio qui, io vedo anche uno squilibrio, la potremmo dire anche così, cioè c'è una dipendenza nei rapporti sociali ed economici che va oltre la subordinazione, cioè c'è il lavoro subordinato storico, no? Però poi oggi non decide niente, non decide il metalmeccanico che è subordinato e quindi per definizione non decide perché lui adempie al proprio lavoro ubbidendo, c'è l'obbligo di ubbidienza del lavoratore subordinato, ma non decide neanche il lavoratore autonomo. Su 100 avvocati che abbiamo oggi, 5 fanno i soldi, gli altri 90 campano grazie alla famiglia, per essere molto banali e forse un po' eccessivi, sì, adesso ma anche nei rapporti tra imprese. Quando io ho un monocommittente, alla fine decidono in 10 e gli altri sono tutti sotto, a catena. Allora questo genera squilibri, il quale genera conflitti. Infine, sull'ultimo cenno, l'hanno parlato tutti, lo penso anch'io, le politiche pubbliche secondo me stanno sbagliando tutto. Questa è la fase della disintermediazione, così la chiamano, partiti, sindacati, non solo lavoratori, anche imprese, idem, cioè non abbiamo bisogno delle strutture intermedie perché ci pensano tre o quattro personaggi, quali rispettivi leader dei diversi partiti. Secondo me è una soluzione ma non ha nessuna prospettiva. In questo tipo di ottica i guasti creati dal sistema creano rivolta, nessuno li governa, e vedo anche dei segnali politici molto preoccupanti, perché se non abbiamo una risposta giusta a qualche problemino che c'è in giro, e non solo qui, le risposte sbagliate sono davanti agli occhi di tutti noi, qualcuno è anche diventato presidente nel frattempo. Quindi, visto che stiamo celebrando, non vorrei essere troppo pessimista, ma i 100 anni di un conflitto di qualche tempo addietro, che poi derivava da medesime cose, perché allora c'era la globalizzazione della Gran Bretagna, senza, con altre tecnologie e trasporti, oggi c'è quella degli Stati Uniti, forse della Cina, chissà il futuro, però abbiamo visto dove ha portato quella globalizzazione. Grazie di questo primo intento, proviamo a raccontare cosa sta succedendo. Aggiungo una cosa, nel senso che ci sono dei dati impietosi per stare alla realtà, quando ci dicono che il nostro tasso di crescita è oggi l'ultimo dei paesi europei, è un dato che noi non riusciamo a schiodare il tasso di disoccupazione da dov'è, credo che sono dei numeri impietosi che ci devono interpellare, fare delle domande, quindi le medicine o le cosiddette riforme fatte sono state le migliori, e quindi rispetto a questo, per ritornare al tema, cosa dovrebbe essere, cosa si potrebbe fare, ecco, per fare un secondo giro, direi di stare 10 minuti.
partirò da due cose. Fino adesso ci siamo occupati, diciamo così, di aziende strutturate, siccome le cose che diceva Andrea, vi racconto due esempi di due imprese non strutturate e di persone che mi hanno, non strutturate vuol dire di due imprese con, molto piccole, nel senso con meno di 5 addetti, e di due lavoratrici che mi hanno scritto recentemente, una per dirmi che a rientro della maternità l'hanno licenziata, mi hanno detto che purtroppo, diciamo, non era compatibile la sua condizione professionale col fatto che doveva avere le due ore di allattamento. Quindi la cosa che ho trovato stupefacente di tutto questo racconto è che tutto questo veniva raccontato da questa persona come una cosa assolutamente normale. Lei non sapeva che c'era il divieto di licenziamento nei confronti di una persona che era stata in maternità. E la cosa ancora più stupefacente di tutta questa avventura era che mi continuava a scrivere, perché siamo andate avanti con due o tre mail, ma lei però è molto gentile e mi dà la NASPI. Allora, c'erano due traslazioni di significato in tutta questa cosa. La prima è che la NASPI, che è uno strumento di protezione sociale messo in campo per chi perde il lavoro volontariamente, era diventata una gentile concessione del datore di lavoro anziché una, dice, ma lei mi dà la NASPI? No, la NASPI fa parte delle regole generali dello Stato. E la seconda, ripeto, era talmente passata questa cosa che l'organizzazione di quel lavoro non ci stava con la riduzione del suo orario di lavoro, che lei ha detto, vabbè, capisco che voi mi licenzi. Dico questo perché? Perché forse siamo tornati a su alcune cose, adesso senza volerle ingigantire, l'altra è ancora peggio, quindi insomma evito di raccontarla, sì, perché è ancora peggio sul piano giuridico. E come sono successe queste storie? Me le hanno scritte perché mi hanno trovato su internet, cioè hanno scritto a me naturalmente perché hanno trovato su internet a seguito della riforma Brunetta Paola Cicognani con tanto di fotografia, e hanno detto, beh, adesso telefoniamo a questa e scriviamo a quella lì, perché è questa la storia che c'è qua dietro. Allora io, diciamo, rispetto alla prospettiva e intanto utilizzando questa sera mi verrebbe da dire che bisognerebbe provare a rimettere in fila ciò che non è negoziabile e che fa parte dei diritti di civiltà che stanno da un'altra parte ancora. C'è stata una stagione dentro la quale, ad esempio, sulla maternità si diceva che non doveva essere un costo del lavoro, ma doveva essere un costo sociale a carico della fiscalità generale, e io continuo a pensare che questa cosa ha un grande senso se vogliamo toglierla dai rapporti di forza che c'è ad esempio nelle piccolissime imprese, se vogliamo fare in modo che questa cosa sia un diritto sereno per le persone vissute e non una conquista, qualche nella legge sia indefettibile, ma quando per coprire i costi di una maternità il costo del lavoro aumenta fra il 30 e il 40% perché l'INPS ne rimborsa solo una parte dei costi di sostituzione, senti, una piccola azienda diventa un rapporto di forza, cioè le chiacchiere stanno a zero. Allora quello che io vorrei almeno è parificare questa condizione e fare in modo che si intervenga sul piano della fiscalità generale, ok? E non lasciata al costo del lavoro. E questa è la prima cosa che vorrei dire per ridurre i conflitti. Cioè proverei a dire che cosa ha senso lasciare al costo del lavoro e che cosa invece bisognerebbe cominciare a dire che non deve essere costo del lavoro. Perché sennò, ripeto, è come dire che è lasciata al conflitto se è costo del lavoro, indirettamente. Oppure si deve contare sull'illuminismo delle imprese che da qualcosa... anzi no, cioè a me la responsabilità sociale delle aziende, ma scusate romagnolo secco,
ma quando sperti come buttarla, diciamo, ah, ci sarà la responsabilità sociale delle aziende. Sì, se vogliono, ma anche sono tenuti a farlo. Ok? Due, la chiuderei così. Allora, c'è poi, secondo me, in questa chiave, diciamo, di riflessione di questa sera, tutto un terreno da indagare. Adesso isolo per 30 secondi le cose che ho detto prima e sospendo il giudizio sulla se è stato uno scambio equo ridurre le prestazioni di politica passiva in nome di una mitica araba felice di cui io sarei il capo, fra l'altro, delle politiche attive del lavoro, perché a livello regionale sono il capo supremo, sopra di me non c'è nient'altro, ma insomma la statuale dell'arte, discuterei molto dell'affidabilità di queste politiche attive del lavoro. Faccio un esempio banale per dire quello che sto dicendo, perché diciamo nella mitica Germania, ma potrei dire la Francia, l'Inghilterra, potrei usare tutti i paesi per lasciare perdere quelli che si chiamano cosiddetti paesi della flexicurity, la Svezia, la Finlandia, lasciamo stare. C'è un operatore dedicato ad aiutare una persona disoccupata alla ricerca attiva del lavoro ogni 100-120 disoccupati, ma 120 è già un numero spaventoso. Beh, in regione Emilia-Romagna, diciamo, il potente esercito che io guido, che sono 456 persone più 38 precari, perché non ci possiamo mancare mai niente, hanno 699 disoccupati a testa di cui occuparsene da mandare a lavorare. E sono la punta di diamante in Italia. Come io dico sempre, tutte le sere quando si fa sera, abbiamo garantito l'accesso alla l'accesso alle prestazioni per cui essere iscritti, avere una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca attiva del lavoro e tutto il resto, ho già fatto festa, perché non abbiamo negato un diritto a nessuno a seguito delle politiche attive. Ma al di là di tutto questo, per cui appunto non eviterei di imbarcarmi in questo scambio equo, se è stato equo oppure no, so due cose per letteratura sterminata. La prima cosa è che le politiche attive costano di più di quelle passive. Bisogna saperlo, se no si raccontano delle chiacchiere. Cioè, pagare 856 euro di cassa integrazione costa di meno che pagare formatori, esperti di outplacement, orientatori, studiosi che vanno in giro a cercare di capire l'efficacia misurando il controfattuale, la misurazione della performance, il profiling con la quale bisogna misurare la distanza delle persone nel mercato del lavoro. Costa di più. Ma questo no in Italia, in tutto il mondo dove queste cose sono fatte costano di più. Aggiungo infine un'ultimissima considerazione che per me è cruciale. Ed è la domanda perché il sindacato è sempre stato così tanto, diciamo, poco propenso a occuparsi di politiche attive del lavoro. Io ho a lungo riflettuto su questa storia, anche perché ho una tradizione, molti anni fa sono stata in distacco sindacale, e diciamo, una delle spiegazioni che io mi sono data, al netto naturalmente di una cosa che si chiama la cassa integrazione certa e esigibile, la politica attiva, il cui risultato è meno certo, anche nei paesi dove queste cose funzionano, ripeto, ci hanno messo veramente risorse importantissime. C'è in più un altro argomento, secondo me, che le politiche attive si fanno se i lavoratori sono in campo loro stessi singolarmente. Cioè non c'è una politica attiva collettiva che vede la mediazione del sindacato. Riesco a spiegarmi?
La politica attiva c'è se Paola Cicognani è disponibile a farsi riqualificare, se perché le persone quando sono adulte, virgolette, imparano solo se vogliono imparare, non perché qualcuno gli dà l'obbligo di imparare qualcosa. Quindi io mi riqualifico se c'è la mia disponibilità a farmi riqualificare professionalmente, se no non mi riqualifico, ok? Le politiche attive vincono se ci sono posti di lavoro, producono risultati apprezzabili se e solo se c'è una disponibilità delle persone anche ad entrare in gioco. Allora, per arrivare in fondo a tutta questa storia, cos'è che potrebbe fare il sindacato per, diciamo, superare questa cosa? Cominciare a sporcarsi le mani con questa cosa, cercando di capire come si negoziano strumenti di politica attiva più efficaci per le persone che non sono tutti uguali. Non è che a tutti gli diamo l'outplacement, a tutti gli diamo l'orientamento, a tutti gli diamo un corso di formazione, perché sennò abbiamo reso burocratiche le politiche attive, che è l'unica cosa sulla base della quale hanno smesso di significato. Perché, ripeto, se la premessa concettuale di una politica attiva è che io lavoratore sia coinvolto da quella politica attiva e mi rimetta in gioco, voi provate a immaginare che gli unici che le hanno studiate con un po' di senso queste storie sono stati i francesi. Sapete perché i francesi hanno inventato l'orientamento, poi finisco? Non l'abbiamo scritto nelle leggi senza sapere che cosa fosse. Ma i francesi, diciamo così, lo inventano per un problema fondamentale. Devono gestire la crisi della Renault, ok? Nella crisi della Renault ci sono un quantitativo industriale di tecnici della Renault che si rifiutano di poter immaginare di cambiare mestiere, perché erano degli signori, che erano degli ingegneri che avevano gestito la produzione della Renault. E adesso, al netto di Roberto, gli ingegneri non sono tanto biondi quando gli dici non servi, ed erano veramente molto arrabbiati e profondamente indisponibili a qualsiasi cambiamento. L'orientamento nasce per consentire a queste persone, attraverso strumenti che si sarebbero chiamati poi bilancio delle competenze, portfolio delle competenze, per accompagnare le persone ad avere uno sguardo più ampio dentro il quale potersi riposizionare nel mercato del lavoro. Ma l'Europa di 15 anni fa, delle politiche attive di Jacques Delors, per metterla con piedi per terra, finanziava un asse che si chiamava adattabilità al mercato del lavoro, che era delle persone e delle imprese, perché i soggetti che dovevano cambiare per stare nel mercato del lavoro erano entrambi. Adesso questo problema è totalmente scomparso. Gli unici che si devono adattare sono i lavoratori, e arrivederci, grazie, e non ci stai, pedala. Allora, dico questo perché, per tornare da dove sono finita, io non so come andrà a finire, so che è tutta più in salita quello che abbiamo davanti dal punto di vista della possibilità di ridurre i conflitti, perché è diventato tutto molto più allineatorio e molto più costoso quello che dovremmo provare a mettere in piedi. Questa notte di ottimismo. Io cercherò di alimentare questa notte di ottimismo, perché volevo fare, penso, prima una, come dire, uno sguardo, aprire una piccola finestra su una tematica che è poco, come dire, affrontata, anche se non sono stati molti dibattiti legati però più alle possibilità di finanziamento che le nuove leggi mettono in campo che ai contenuti socio organizzativi che si stanno delineando. Intendo parlare di quella che è detta volgarmente Industria 4.0 o manifattura informatizzata o automatizzata tramite
i sistemi della tecnologia avanzata. Qui si aprono degli spazi molto, molto interessanti, ma spazi che in qualche modo danno un vertigine, nel senso che per un verso abbiamo studi che dicono che nel giro di qualche anno avremo delle riduzioni di occupazione elevatissime, pari a 7 milioni di posti di lavoro, che ovviamente basate su ricerche abbastanza cervellotiche, ma danno l'idea di cosa si può prefigurare. 7 milioni di posti di lavoro di più al 2020, questa indagine dell'anno scorso del World Economic Forum, con in cambio la generazione di 2,1 milioni di posti di lavoro, quindi una differenza che va ai 5 milioni di posti di lavoro. Sono cifre sulle quali ovviamente ci si può esercitare con la sfera di stallo, ma sono indicativi di una tendenza che la manifattura digitale in qualche modo lascia dietro l'angolo. Cioè, noi abbiamo ancora l'azienda, no, con la catena di montaggio, quindi abbiamo ancora la seconda rivoluzione industriale nelle fabbriche, abbiamo visto qualcosa della terza, che è quella dell'ICT, ma qui siamo alla quarta. La quarta è la rivoluzione in cui le macchine intelligenti, interconnesse fra loro, cominciano a fare meno di uomo. Allora, è così lontano questo traguardo? Non lo è, perché, come dico, proprio a partire dalla produzione in serie, certi processi cominciano a essere fortemente automatizzati e sono una questione di costi se c'è ancora l'uomo o se c'è la macchina. Quindi su questo dobbiamo assolutamente riflettere. Qui però cambiano sostanzialmente alcuni parametri, alcuni paradigmi storici ai quali noi siamo legati fin dai tempi del conflitto capitale-lavoro, cioè in realtà viene meno quel paradigma del lavoro subordinato così come noi l'abbiamo inteso fino ad oggi. Allora, potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla fabbrica con lavoratori che eseguono le direttive del datore di lavoro, con unità di azione, di luogo e di tempo, cioè tutto si fa negli stessi tempi, nello stesso luogo, con le stesse modalità, e questo è perché il controllo viene sul posto. La manifattura digitale allarga, parliamo di società liquida, ecco, qui siamo alla riforma, nel senso che il concetto di lavoro subordinato perde qui connotati, perché l'unità di azione, di luogo e di tempo viene via meno. Nel momento in cui giro il lavoro contabile a distanza, non ho il capo che mi guarda cosa sto facendo, no, ci sono forme diverse, su questo possiamo discutere, si apre tutta una tematica nuova, però è innegabile che il controllo si avviene a distanza, e comunque io di quella persona che opera da qualche parte in autonomia mi devo fidare, e quindi c'è una crescita del concetto di responsabilità anche nei livelli meno alti, lavoro ex lavoro subordinato, perché la persona che ha in mano una certa macchina che ha un certo valore, e poi se non è responsabilizzato, se non è in qualche modo conviene sui fini del fatto che la macchina debba funzionare e bene, vuol dire siamo nei guai. Un esempio, se vogliamo ricadere nella nostra storia recente delle relazioni industriali, è perché il contratto dei chimici è sempre stato più favorevole del contratto dei metalmeccanici, che dice un rapporto lavoratore capitale fisso che è totalmente diverso dal rapporto che c'è fra il lavoratore della catena di montaggio della Electrolux e il lavoratore che segue una macchina che costa miliardi e che se va in tilt perché lì spinge un motore o si distrae un attimo leggendo la casetta dello sport, ma gli va in difficoltà. A questo punto quindi si apre, dicevo prima, di prendere il filo, una modalità nuova di interpretare e di intendere il lavoro. Stesso l'altro giorno, la legge sul lavoro agile, con tutte le problematiche che ci porterà e tutti gli insulti che daremo sulla scritta, ma in realtà questa cerca di dare una risposta proprio a questa esigenza per cui il lavoratore tende a allontanarsi e a perdere il rapporto diretto con la luogo di lavoro e con la classica definizione dell'orario. Ecco che poi anche la produttività non si misura più in ore uomo, ma si misura in obiettivi, in lavoro di team, in perseguimento di obiettivi,
in capacità di risolvere dei problemi che non sono scritti nel manuale di assistenza che prima di cominciare a lavorare io dal capo fabbrica. Questo è sicuramente un aspetto che va sottolineato, perché apre degli spazi enormi rispetto a come si devono formare quei lavoratori. Allora, come si evita la desertificazione di massa delle fabbriche? Cercando di formare persone ad un aggiornamento continuo che gli consenta di essere, di comandare la macchina, nel senso che la macchina è capace di fare milioni di cose, è capace di interconnettersi con altre macchine, ma qualcuno che fa manutenzione, qualcuno che dà l'input della modalità di programmazione della macchina, qualcuno ci deve essere, ma più di qualcuno, perché parliamo poi spesso di squadre di persone che devono essere quotidianamente in attività su questo tipo di lavoro. L'altra questione che volevo ricordare è che se perdiamo dei posti di lavoro e se allarghiamo il concetto di lavoro più verso la quarta, diciamo, la connotazione autonoma rispetto a quella subordinata, dall'altra parte anche il concetto di impresa tende a fluidificare. Allora parliamo di reti, parliamo di filiere, parliamo di cliente che colloca direttamente con la responsabile della produzione, perché ora la macchina rossa con i sedili di pastello e invece la macchina nera con i sedili rossi che in quel momento io ho messo in produzione. Quindi c'è e si determina un rapporto talmente sinergico, comunque quasi simultaneo, fra la parte produttiva dell'impresa, la parte commerciale e la parte di utilizzazione, senza contare tutte le problematiche legate alla qualità, all'assistenza, al fatto che quel prodotto deve essere in condizioni di rispondere a determinate caratteristiche che sono quelle che sto avendo, e domani trovo sempre sicuramente un cliente che dice: guarda che la tua macchina sta facendo le bizze e non funziona come deve. Insomma, un cognato che ha preso una macchina meravigliosa che si ferma da sola senza comando, perché legge un qualche segnale che non si sa bene, la macchina che fa, non sa bene che cosa legge, ma si ferma con un pericolo mica da poco, perché si ferma la macchina. Si ferma perché no, su quelle macchine programmate per fermarsi di fronte a certi ostacoli non c'è niente. Questo si ferma, dice, ma non si sa bene perché. Cambiamo la centralina. È inquietante, però. Tenete presente. Queste macchine possono dare questi spazi. Quando arriverà senza guidatore. Infatti i primi esperimenti di macchine senza guidatore non stanno andando bene, perché la macchina rispetta il codice della strada. Siccome gli altri guidatori non rispettano il codice della strada, questo sono elementi rigidi. Non prende la rigidità, infatti qui subentra l'uomo. La decisione da prendere in condizione di emergenza è una semplificazione. E qui viene fuori. Ma non è che fa forse come fa l'uomo delle volte. Quello fa sempre sì o no. La capacità di rispondere a problemi inaspettati o a problemi che tu non sei in grado di valutare prioritariamente è sicuramente un componente essenziale delle competenze che il lavoratore in prospettiva deve avere. Adesso io sono quasi alla fine, però volevo, siccome abbiamo le nostre organizzazioni di riferimento che su queste cose ci stanno lavorando, la Solombardo e Sbocchiari, che hanno fatto un'indagine proprio nei mesi del 2016, e sono usciti dati che pertiniamo su diffusione delle conseguenze riguardo alla tipologia del lavoro e anche alle relazioni. Dicevo prima, vengono fuori nuovi ruoli, nuove modalità di responsabilità, una riproduzione crescente delle figure, la diffusione dello smart working, che però è visto, diciamo, in tempo reale, attualizzato negli ultimi mesi del 2016, come qualcosa che in parte già esiste in molte imprese, su livelli medio-alti, previsioni che possa essere adottato poi a livelli ancora, diciamo, di produzione di serie, è ovviamente abbastanza lontano, ma sicuramente per tutta una fase di lavoratori si va in quella direzione. Viene considerato il contratto nazionale di lavoro, un po' come dicevo prima, un punto di riferimento sì importante, ma non decisivo rispetto alla conquista della maggiore competitività e produttività che si pretende. L'idea è quella che la produttività si vada a negoziare sui luoghi dove si produce la richiesta, che è un po' il senso che abbiamo dato come industria e in particolare Federmeccanica ha dato all'ultimo rinnovo contrattuale. Devo dire,
ottenendo un risultato, poi il professor Vestagari dirà che non è d'accordo, ma ottenendo un risultato che ha visto le tre organizzazioni sindacali tornare allo stesso tavolo con posizioni diverse, ma alla fine accordarsi su alcuni concetti che per il settore metalmeccanico, mentre per la chimica erano posizioni già in qualche modo consolidate, la metalmeccanica con molti aspetti fortemente innovativi, a partire da un piccolo dritto positivo alla formazione che era di là da venire in questo settore. 24 ore, 3 anni, ce ne hanno solo una sciocchezza, però sono una conferma che anche l'ultimo dei laboratori di montaggio della piccola metalmeccanica deve avere una chance di aggiornarsi e di imparare ad acquisire e a rappresentare le competenze che ha acquisito per poterle evolvere rispetto a quello che sarà lo sviluppo del proprio posto di lavoro o del posto di lavoro che andrà a occupare un secondo. Se penso momento, che i meccanici hanno scritto le 150 ore in Italia, cioè, il contratto del 69 dei meccanici non me l'ha fatto insegnare la conquista diritto del lavoro. Questa è una conquista, chiamiamola così, perché tale è, condivisa dalle parti. Quindi qui ci sono, credo, importanti dal punto di vista che stiamo facendo, conflitto e negoziazione, c'è stato un negoziato che ha posto alcuni punti fermi rispetto a un conflitto che sembrava endemico. Poi dopo si può discutere se Landini piaceva la politica o il sindacato, si può discutere se la CISL era un sindacato. Si può discutere se l'avete voluta voi la fiamma. Ce l'abbiamo voluta noi, perché si faceva come? Ce l'ha voluta l'FCA con la fiamma, eccetera. Qui però per arrivare, e finisco, i germi della partecipazione dell'industria 4.0 ci sono tutti, perché lavorare su obiettivi condivisi, lavorare per team, lavorare per obiettivi, lavorare per condividere risultati di maggiore competitività, vuol dire manca la virtue steaming, per la parolaccia che usano i tedeschi, che però abbiamo visto, dicevamo prima a tavola, è venuto fuori da Ducati, da Lamborghini a Bologna, con la FIOM di Bologna scrivono un accordo di partecipazione alla tedesca, manca solo la presenza ma voglio dire, ci si avvicina a una cosa che forse qualche tempo fa poteva sembrare lontana di venire. La possibilità che ci siano sviluppi in termini ottimistici, ma con un impegno da ciascuna delle parti a valorizzare il lavoro, la parte, qui so che si tiene, la parte umana del lavoro, non la parte automatizzata. Tutti gli esperti dicono comprare le macchine non serve a nulla, no. Parti con l'organizzazione e poi compri la macchina. La stessa Lean, che è una cosa abbastanza diffusa e acquisita nelle imprese, la Lean Organization, è parte dell'organizzazione e poi metti in funzione delle macchine, non compri le macchine e poi adatti i lavoratori a. Quindi il senso dell'umanesimo delle macchine, che tutto sommato in questa sede si interessa, credo che possa essere salvaguardato, possa essere in qualche modo rilanciato anche dell'industria 4.0, quello che è questo incognito del futuro che tutti abbiamo davanti, sulla quale non abbiamo certezze secondo opportunità. Mi pare che ci sono tanti altri elementi, non so se dal lato. Cosa si potrebbe dovrebbe per prendere sul costruttivo, no? Tra virgolette, ma che non facciamo? Cosa farei io se fossi? Beh, tante cose, no, non lo so. Intanto una cosa, io ho l'impressione che oggi i problemi che abbiamo davanti sono veramente enormi, cioè terrificanti. Le migrazioni, con gli squilibri nord-sud a livello planetario, la tecnologia sparata in questo modo, per adesso è più da vedremo sulla tecnologia, perché qui io non sono tanto ottimista in generale, su questo mi riservo di aspettare un po' un attimo per capire meglio, perché il diritto del lavoro e il capitalismo in generale, con le evoluzioni tecnologiche, ci hanno convissuto da sempre, proprio da sempre. E può sembrare anche cose archeologiche, cioè a me risulta, ditemi voi se sbaglio, qualcuno me l'ha detto, qui nel dopoguerra pollivese i braccianti distruggevano le mieti trebbie, altro che luddismo britannico, è vero? A me risulta questa cosa, no? Chiaramente non è quella la risposta, poi si è convissuto con le mieti trebbie, vedremo anche con 4.0 cosa succederà, ci sono scenari apocalittici,
sulla disoccupazione, vediamo. C'è chi dice tassiamo i robot, eh? C'è chi dice anche tassiamo i robot. Poi c'è un problemino tra multinazionali. Comunque, voglio solo dire che a fronte di problemi di questa consistenza, che veramente fanno accapponare la pelle, la risposta pubblica che gli è data è di una tale semplificazione, banalizzazione, che fa impressione. Cioè, io ho questi problemi davanti e faccio dei tweet. Questo è il senso della cosa. Cioè, questa è la prima cosa che io cambierei, perché è inaccettabile che di fronte a scenari di questo, o io sto rinunciando al mio ruolo, che è anche questo onestamente, perché chiunque ci sia poi fa il suo tweet da niente, quindi significa che a me interessa essere lì non per governare delle cose che ormai non governo più perché ci ho rinunciato, governo un po' di sottopotere, punto. Le cose vere non le decido io, ok? E faccio dei tweet. Allora, questo è una cosa, secondo me vuol dire la rinuncia alla politica, la rinuncia alla democrazia, la rinuncia a qualunque tentativo di dire cose sensate e ragionevoli sul piano della soluzione dei conflitti. Ma siamo tutti dentro, terribilmente dentro, su questa roba. Cioè, questo secondo me è il primo problema, e no, ma non è neanche poi solo italiano, onestamente, perché guardando in giro fa impressione dappertutto. Quindi primo elemento, o è semplificazione o c'è un'operazione ideologica, è la sanzione del fatto che non c'è più democrazia, che si rinuncia a governare quel che accade, che quel che accade, che poi qualcuno comunque decide, 10-100 persone nel mondo, quel che decidono 100 persone deve andare bene, punto. Questa è la prima cosa inaccettabile secondo me oggi. Poi uno potrebbe dire tante cioè io direi per esempio che l'elemento della tutela nel mercato oggi è irrinunciabile, però direi che c'è bisogno di soldi, sia sulle politiche del sostegno del reddito delle persone, sia sulle politiche attive, c'è bisogno di soldi. Allora vuol dire che se io devo mettere dei soldi lì, ma devo metterli anche sulla sanità, e devo metterli anche sulla scuola, io ho bisogno che la gente le tasse ne paghi di più, non di meno. Il contrario della vulgata degli ultimi 40 anni. E tutti? Tutti! Riduciamo le tasse, perché prendiamo dei voti, se no. No, le tasse le paghi, gestisci decentemente, cosa che non sempre hai fatto, le paghi le tasse, e facciamo un riequilibrio tra poteri e tra poteri economici. Cioè, se non le prendiamo in fila una per una, e questo è. C'è stata una tale divaricazione di distribuzione dei redditi tra alcuni imprenditori, non le imprese, pochi imprenditori, e tutto il resto del mondo, ciascuno nel suo medio o piccolo, a seconda, che fa impressione a livello planetario. Questa cosa qui può andare avanti in questo modo? Ha senso che vada avanti in questo modo? Cosa si può fare per modificarlo? Io intanto sottolineerei che non va bene, ma in tutte le sedi. Se mi capita o non mi invita, io dico che non va bene, così poi può continuare a invitarmi oppure no, io dico che non va bene, perché secondo me è distruttivo sul piano sociale, ma sul piano economico è autodistruttivo, il capitalismo si sta distruggendo in questo modo, se uno volesse anche, secondo me di là non si va da nessuna parte. Poi devo dire che nei rapporti di lavoro sarei molto molto più attento a costruire un assetto in cui c'è anche la tutela della dignità delle persone che lavorano, sia della loro remunerazione e sia appunto la paura del rapporto con la controparte, secondo me non va bene, è una cosa feudale. Se vogliamo costruire la partecipazione non si fa con la paura, e non la chiamo partecipazione, dove tu decidi tutto e io posso dir solo di sì. Non mi pare si chiami partecipazione, oppure se la vogliamo chiamare così, chiamiamola così, ma è un'altra cosa. Invece c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno che le persone abbiano un minimo per vivere, poi uno può dire ok, per l'Italia, per l'Europa, per l'Occidente, per tutto il mondo, ma sono punti interrogativi enormi appunto, però sono precondizioni per parlare di partecipazione, se no parliamo di altro, parliamo di neovassallaggio, usiamo altre parole che sono più oneste. Sono più onesto. Solo per dire due cose.
penso che se andrà smaccato. Ma dormiremo stanotte. Sì, due considerazioni però ci stanno, anche perché lo dico, siamo in pochi, ma la cosa che così mi ha mosso è dov'è che si discute di queste cose oggi? Però se ancora 10 minuti prima di fare Mauro siccome sono presidente dell'organizzazione che hanno fatto il ciclo e che non condividevo il titolo dell'incontro e ho colto e ne avevo ragione, sommessamente vorrei solo introdurre due o tre cose che probabilmente non vi interesseranno molto, ma l'obiettivo di questo incontro in realtà, ecco perché non condividevo il titolo a titolo personale, ma siamo un gruppo e la maggioranza è ciò che decide, era perché abbiamo bisogno molto meno, abbiamo bisogno di capire se, fermo restando che i conflitti sono inevitabili, Weber, Dahrendorf, più le società sono dinamiche più hanno conflitti, sono civili se li sanno gestire, la differenza sta lì. Allora il problema è gestire i conflitti nel lavoro, perché vedete, la doppia trappola, bilateralità e indisponibilità dei diritti, ha reso la materia per addetti ai lavori che parlano, come avete fatto questa sera, senza incontrarsi. Perché ovviamente non che non siano costruttivi, non che non siano utili, non che non siano importanti, ma io temo che la fantasia di una gestione dei conflitti fatta con le tecniche che millenarie di avvicinare le parti che discutono, arricchirebbe, muoverebbe un ambiente che necessariamente prigioniero di norme vigenti, che io non voglio discutere perché dai, io l'avrei semplicemente, però vedete, quando tu hai migliaia di sindacati con 2 iscritti, decine di sindacati con pochi iscritti che provocano, che determinano scioperi, guardate che sono stati 15 anni in cui ce n'erano 300 all'anno. All'Italia è vittima di quella roba lì, mica di altre cose, non pensate mica di cercare altre risposte. Beh, insomma, al di là di un po' di responsabili, alcuni dei quali cominciano a restituire le cifre, ma pochi, adesso vedremo, pare che partano con l'azione di responsabilità anche con questi. Però io vorrei comprendere, non possiamo immaginare di affrontare un tema estremamente complesso come tutte le modalità che dobbiamo mettere in campo per produrre, per trovare, per contenere l'emorragia di posti di lavoro, andando ovviamente nella politica attiva, guardando paradigmi d'altri tempi. D'altri tempi non significa che siano sbagliati, non ho detto che siano malsani, però non possiamo fermarci lì. E vi ripeto, le due gabbie sono inestricabili, bilateralità e il diritto indisponibile. Ha reso questa materia, il dialogo sociale non c'è. Il terzo, guardate, hanno fatto un esperimento sopra, hanno chiamato un terzo a gestire un conflitto sindacale, hanno chiuso in 3 ore, è chiuso in 3 ore, ce l'hanno per 3 mesi, e quindi non l'hanno chiamato più perché facciamo troppo presto. Quindi vedete che in realtà, allora il vero problema era volare più bassi, cominciamo a dialogare, pensiamo insieme, ed ecco perché noi abbiamo chiesto che ci fosse chi gestiva i tavoli di crisi, e cioè non c'è più una situazione, non è immaginabile che parlando di lavoro si parla di lavoro dipendente. Quando il lavoro non è un problema di mettere in discussione, non mettetemi in bocca cose diverse perché viene più facile il reggimentare destra e sinistra. Io sto solo dicendo che immaginare che il futuro debba essere un rapporto di lavoro dipendente col lavoro continuativo che non c'è, anche per le grandi imprese, non è un modo moderno di affrontare ciò che ci attende. Non è un modo moderno, non è un modo moderno. Poi dopo perché non bisogna abbandonare, certo, non bisogna prescindere da quello, ma forse non è il modo giusto. Forse il modo giusto è, noi per esempio abbiamo provato nel nostro piccolo a inserire in contratti aziendali, e io sono dell'idea che da lì dobbiamo ripartire, ecco, parte il tema partecipazione, insegno quella materia in alcune università da anni, non mi risulta che la disintermediazione che avrebbe creato la partecipazione vera sia molto gradita ai corpi sociali intermedi, perché è chiaro che disintermediava le loro iscrizioni. E se andiamo a vedere gli iscritti del sindacato vediamo che i pensionati sono una grande truppa, quindi adesso sto tema non presenta. Dopodiché ognuno, d'altra parte, quando sai un rapporto bilaterale il terzo oggettivo non c'è,
Quindi se tu sei poco razionale, nessuno te lo dirà, perché ognuno è prigioniero del gioco delle proprie parti, vittime di un sistema. Lei crede alla razionalità come elemento neutrale? Io ho solo la oggettivizzazione. Ne sono profondamente convinto, che lo vedo tutti i giorni, tutti i santi giorni. Io ho parlato di oggettivizzazione e tutti i giorni vedo punti di equilibrio inimmaginabili giuridicamente, ma immaginabili oggettivamente. I punti di equilibrio li fanno. Com'è? Tutt'oggi li fanno, ne ha sempre fatto i punti di equilibrio. Stiamo inventando l'acqua calda sui punti di equilibrio. Sa, ci sono punti di equilibrio e punti di equilibrio. Certo, ci sono punti di equilibrio. I suoi, ma non dica che non è un punto di vista connotato, che oggettività c'è. Io parlo di... Cosa vuol dire che il punto di equilibrio è equilibrio? Che significa? No, che le parti possono raggiungere in modo condiviso. Se lo raggiungono in modo condiviso, mica li costringe qualcuno, mi danno la possibilità, no? Sì, però qualche volta lo squilibrio... che nessuno riequilibra se non mettendo risorse sul tavolo, fa venire fuori il meno squilibrato degli altri. No, però una discussione così al 10:40 no. A tre minuti che si butta fuori. Ho finito. Interessante, ma no, tre minuti non ci fatti un classico modo con cui parola, perché è stato partenza alle sue idee. Io credo che ci siano con vari contesti, come tutti ovviamente, devo dire che abbiamo anche discusso sul tempo e sono convinto che ci sono, questo tema dei conflitti davvero non va banalizzato, e non banalizzarlo vuol dire avere una comprensione piena delle diverse tipologie e del fatto che non esistono strumenti unici per affrontarli. Questa è la mia considerazione. E quindi quello che può essere vero in un contesto che riguarda i conflitti quotidiani, o perlomeno traslarlo anche in altri, forse può essere più complicato. Comunque abbiamo toccato temi vasti, credo. Forse il senso di un lavoro culturale è quello di generare degli stimoli, non dobbiamo costruire del consenso, non dobbiamo prendere dei voti come associazione, dico questo comunque su questo tema, come associazione, in modo collegato, prima Enzo Poggi ha evocato alcune trasformazioni in cui ci stiamo immergendo, in cui pienamente consapevoli, perché poi magari anche la velocità stessa con cui avverranno potrebbe sorprenderci, credo, e faremo nel corso del prossimo inverno un ciclo dedicato al tema quale cultura d'impresa per facilitare l'innovazione, dove il tema del lavoro lo riaffronteremo connesso anche a questo aspetto qua. Quindi vi ringrazio comunque tutti, adesso tempo è caduto. Come tempo? Cioè, ci sarà qui un'altra volta. Voglio dire al prof però che in CGL c'è un fenomeno che sta succedendo, ve lo rendo noto. Stanno calando gli iscritti ai pensionati, stanno crescendo quegli attivi. Infatti lo dica. No, perché come dire, è un dato di fatto. E le dico che il punto di vista non è mai neutro, Perché le azioni che ha fatto questo governo ha scelto da che parte stare, non so se era la parte giusta, ma ha scelto da che parte stare, andando a squilibrare quelli che erano gli equilibri. Non so cosa sento io con il governo. No, ho detto un punto di vista, lei ha detto il suo. Diciamo solo questo, però, questo secondo me lo possiamo dire. Io una parte delle cose che lei ha detto penso anche di poterle capire. Il punto è se lo squilibrio è frutto della scelta di altri uomini o oggettivizziamo questa cosa come se fosse un tratto della modernità che è fuori dalla scelta degli uomini. E questa è la cosa che io, sulla quale mi vorrei misurare, perché io non credo che ci sia un pezzo di modernità che succede come fatto metafisico. La modernità con la quale stiamo misurando, che porta con sé anche cambiamenti di paradigma nel mondo del lavoro, sono comunque l'esito delle scelte di altri uomini. Siamo d'accordo? L'esito delle scelte di altri uomini hanno fatto sì
adesso ce la prendiamo un po' più in alto, così forse la stemperiamo, con un signore che si chiama Tim Cook, governa un'azienda che ha la proprietà del PIL di due paesi. Questa cosa, diciamo, finché il lavoro era lavoro intensive e quello cattivo, non si era mai vista. La mettiamo così per terra. Quello squilibrio, secondo me, prima o poi salta per aria, perché è il capitalismo che distrugge se stesso, perché prima o poi, se non ci sono le persone che comprano il PC di quel signore là, è finita la favola. Perché il capitalismo di due cose si alimenta: del fatto che ridistribuisce un pezzo di ricchezza attraverso il lavoro e del fatto che l'ambiente un po' lo tiene di conto. Se quelle due contraddizioni lì le supera, secondo me ci salutiamo un po'. Purtroppo Ruffo diceva il capitalismo è secoli contati. Lo stavo dicendo io, però io vorrei questa domanda. Lo vorrei, però quel capitalismo è che è meglio. Tre punti interrogativi. In galera per le cose giuste. Il fatto che far pagare le tasse alcune... Assolutamente! Posso proseguire avanti nella direzione? Assolutamente! Lo dovrei dire io, spero che ci sia. Sì, come no? Assolutamente! Ripeto, posso prevedere di cominciare a una via di fabbricati fiscali al proprio interno e a ragionare unitariamente su queste problematiche. Siamo pronti, però. Forse non siamo pronti, ma siamo pronti. Prossima volta.